Ciao amici di Retro Commodore o Commodore Mania, col nuovo nome. Siamo al Modena Nerd e sono qui con questo Amiga 500, al cui interno la CPU è stata sostituita da un Pi-Storm più un Raspberry Pi 3A+. Praticamente si sostituisce alla CPU 68000 principalmente per aumentare la potenza, ma non solo, fornisce anche degli hard disk virtuali, permette di sostituire il kickstart in maniera software senza dover usare il chip della ROM e un sacco di altre cose, ma cominciamo a vedere qual è l'effetto sul nostro Amiga 500. Ecco, questo è un Amiga 500 con un bel po' di hard disk virtuali montati. Possiamo già notare la quantità di memoria fast che arriva a 128 MB. Purtroppo lo schermo sfarfalla, però insomma il numero si legge. Andiamo a vedere cosa succede alla velocità di questa Amiga col classico SysInfo. Vediamo la velocità. Ecco, notiamo che le prestazioni sono paragonabili a quelle di un Amiga 4000 con 68040 a 25 MHz, il che non è male. Con anche, notiamo qui, la presenza di una FPU e di una MMU. Ma in cosa consiste effettivamente? Cosa succede quando accendiamo l'Amiga col Pi-Storm? Praticamente i piedini del 68000 forniscono innanzitutto la corrente, insomma alimentano il Pi-Storm, che alimenta a sua volta il Raspberry Pi, all'interno del quale è contenuto il classico sistema operativo Raspberry Pi OS o Raspbian, quindi un Linux, sul quale viene fatto partire all'avvio il famoso emulatore di CPU. Possiamo entrare all'interno del Raspberry Pi attraverso delle utility fornite dal Pi-Storm stesso. Apriamo per esempio la cartella A314, che è un altro progetto che è stato incorporato nel Pi-Storm, e vediamo che si apre una shell che non è altro che il Raspberry Pi stesso. Quindi questa è esattamente la console del Raspberry Pi. In sostanza, quello che viene eseguito in partenza dal Pi-Storm è emulator, non lo vedo, facciamo l'S e basta. Emulator, questo file è eseguibile. Questo file è eseguibile, infatti c'è l'S-F, darà un asterisco perché è proprio un file eseguibile. Infatti se io scrivo PSAX, a un certo punto fra questi processi ci sarà, se lo riesco a vedere, un, diciamo così, PSAX, la pipe grep emulator. Praticamente questo sudo slash emulator è il nostro programma che fa da emulatore al 68000. Che altro dire? Di prove da fare ce ne sono tante altre, io mi sono limitato a queste. Fra le altre funzionalità offre una emulazione RTG all'interno del Workbench, cosa che non ho ancora provato ma lo farò presto. Fornisce anche la possibilità di accedere alla rete Ethernet del Raspberry Pi, ma non è ancora completa la funzionalità. Lati negativi, non è ancora completo e il progetto è ancora in sviluppo, la compatibilità non è ancora totale, ma proprio per questo è un laboratorio vivente e attivo di nuove possibilità che possiamo dare a un modesto Amiga 500 che viene sempre snobbato da tutti e invece si rivela un ottimo strumento per dei nerdacci come noi. Un saluto a Commodore Mania dal Modena Nerd. Ciao!